Ben ritrovati in diretta. Abbiamo scelto un titolo per questo nostro spazio di approfondimento, prendendolo a prestito dal Sole 24 Ore, Il coraggio di Papa Francesco, il Papa che sabato ha presieduto, usiamo questo termine, una giornata di preghiera e di digiuno per dire no alla guerra in Siria, che martedì, come promesso, ha visitato il centro Astalli di Roma, un centro che dà da sempre accoglienza e offre integrazione ai rifugiati politici, ma anche il Papa che in questi giorni, in uno scambio epistolare, è apparso su Repubblica, e poi chiederemo ai nostri ospiti se è la prima volta che un pontefice si addentra in temi dottrinali dalle pagine di un quotidiano, ha aperto in parte ai non credenti, o almeno così è stata letta dalla maggior parte dell'opinione pubblica il significato delle parole di Papa Francesco. Oggi però è arrivata un'altra scelta, se vogliamo, meno rivoluzionaria e più conservatrice. Altre parole di Papa Francesco in difesa del matrimonio tra uomo e donna come unico pilastro della famiglia naturale. Insomma, simboli e significati dei gesti di Papa Francesco, di un pontificato che sicuramente ha avuto in questo inizio e avrà probabilmente una grande eco mediatica. Ne parliamo. Saluto e ringrazio Piero Schiavazzi, buonasera, vaticanista, firma di Limes, Huffington Post, ben trovato, A voi. bentornato, anzi, e bentornato anche a Don Gaetano Saracino, parroco della chiesa del Santissimo Redentore, qui vicino a Val Melaina. Parto da lei, Schiavazzi, soltanto per questa nota, diciamo così, storica, poi abbiamo una scheda che ci riassume un po' tutte queste ultime giornate intense di Papa Francesco, ma è la prima volta che sulle pagine di un giornale si legge uno scambio tra un papa, un giornalista e soprattutto che ci si addentra in temi così profondi per la dottrina, per la fede. È un salto di qualità nelle modalità di comunicazione del pontefice. Tutto è iniziato, ricordate, 20 anni fa, 19 per l'esattezza, quando nel 94 Wojtyła fa questo libro intervista con Messori, e quella fu una novità epocale, cioè un papa che si fa intervistare anche se da uno scrittore fidato. Affidabile, scelto da Navarro Valls, grande intuizione, all'epoca una novità. Ratzinger ha replicato, anche lui ha fatto con un autore tedesco il libro intervista, un po' più libero, più intervista diretta, battuta e risposta. Invece Messori suggeriva piuttosto dei temi e Giovanni Paolo II rispondeva per iscritto. Con Bergoglio abbiamo un salto di qualità, cioè prende un grande intellettuale, perché Scalfari non è soltanto un giornalista, Scalfari è oggi il campione della intelligenza laica, dove per laica intendiamo dura e pura. Papa laico addirittura si è letto Dura in e questi pura, giorni, cioè quello insomma, che quindi dice: io non sono di senza. ricerca, perché oggi poi la categoria più comune è quella dei non credenti che però si definiscono in ricerca. Scalfari è una rarità nella radicalità della propria posizione, cioè lui dice: io sono affascinato dal Gesù storico, figlio di Maria e Giuseppe, non figlio di Dio. Quindi sono laico e non sono in ricerca del divino. Quindi è una posizione di estrema minoranza. Però nella sua purezza, nella sua integrità e integralità di laico e, ahimè, spesso laicista, perché poi non perde occasione, mentre Francesco in questo dialogo ha fatto il laico, nel metodo, ha usato una metodologia laica, Scalfari, ahimè, nella chiosa con cui conclude stamattina il suo commento appunto da Papa laico, non ha perso l'occasione per assumere in proprio, con una mancanza di reciprocità rispetto al Papa, perché nel momento in cui il Papa fa il laico, tu, se non altro per uno scambio, un gioco ironico, puoi permetterti di essere vagamente spirituale o religioso. Non ha perso l'occasione invece per essere laicista. Entriamo nello specifico di quello che ha detto, o meglio scritto, Papa Francesco. Riassumiamo però queste giornate intense del Pontefice. La scheda di Giordano Proietti, poi arriva lei, Don Gaetano. Non lo so dove cominciare perché non è da oggi, ho cominciato da una settimana di questo viaggio per un incontro con il Baba, perché c'è una settimana veramente. Questo è l'altro contributo che ascolteremo più tardi, che deriva dalla visita al centro Astalli di Papa Francesco, nel corso della quale, tra l'altro, non è insomma, la persona che abbiamo intervistato, ma ha incontrato anche tanti rifugiati politici che vengono dalla Siria, quindi si è legata in questo modo anche l'attualità. Dicevamo però il punto sulle ultime giornate e soprattutto sul
senso delle lettere che ha, della lettera che ha scritto Papa Francesco a, a Repubblica. L'ascoltiamo tra un attimo. Allora arriva lei, Don Gaetano, e le chiedo di commentare però alcune parole che abbiamo letto su, su Repubblica. La questione per chi non crede in Dio sta nell'obbedire alla propria coscienza, scrive Papa Francesco. Il peccato anche per chi non ha la fede c'è quando si va contro la coscienza. Ascoltare e obbedire ad essa significa infatti decidersi di fronte a ciò che viene percepito come bene o come male. È soltanto un passo. Lei che ne pensa però di questa apertura? Dottrinalmente, teologicamente a posto, ben impostato, quindi i teologi non possono insomma gridare a chissà quale tipo di eresia. Una risposta che diede Giovanni Paolo II al buon Pertini quando diceva io seguo la mia coscienza, e poi andavano a sciare insieme. È un Papa empatico che fa passare anche messaggi così complessi e alti, se si vuole, anche con la semplicità del linguaggio, cercando di portarsi a livello che non sappiamo se è alto o basso, secondo me anche laterale, con chi in qualche modo gli ha fatto una domanda. Io non lascerei passare inosservato anche il gesto di cortesia a chi, scrivendo delle cose sia il 7 di luglio che il 7 di agosto, ha ricevuto quindi una garbata e cortese anche risposta. Segno questo di chi si vuole mettere in dialogo con il mondo, cosa che la Chiesa ha sempre fatto, anche quando essa è sembrata contro il mondo. Di fatto, ecco, Papa Francesco, prendo anche a citazione quanto è stato detto di lui, riporta anche nell'immaginario collettivo che non c'è il mondo e di fronte la Chiesa sta nel mondo. Questa è una maniera per dimostrare questo assunto, se si vuole, ma questa realtà che lui ha e sente e percepisce, stando nel mondo devi dialogare con tutti, proprio come quando ti metti ad un incrocio dove passa di tutto. È d'accordo con quello che dice Papa Francesco, meglio come legge le parole di Papa Francesco, quando dice laicità e fede al tempo che stiamo vivendo, è il momento che facciano un pezzo di strada insieme. Ma lo dice anche il Vangelo, cioè mettiti d'accordo per via quando sei ancora in tempo con un altro che la pensa diversamente da te. Se lui ti invita a fare un chilometro, tu fanne anche due. Questo è quando Gesù Cristo ha proprio lasciato i suoi fedeli, quindi se si sta al passo col Vangelo non si sbaglia mai, ed è roba vecchia di 2000 anni fa. Crediamo per davvero che il dibattito attuale, per tornare anche alle parole di oggi, probabilmente si sia inaridito o si sia fermato soltanto su posizioni dove ci si guardava quasi ingagnesco, ma nel migliore degli aspetti ognuno irrigidiva un po' più le sue posizioni, proprio come quando si va in certi dibattiti televisivi dove non cambia nulla, perché chi viene a dirla sua e chi viene a dirla sua non sposta l'elettorato, irrigidisce soltanto chi è che sta ascoltando da casa nelle opinioni che già ci si è fatti. Allora, se tutti e due si decide di scendere e di fare un tratto insieme, ci guadagna la fede, ci guadagna anche una corretta laicità che non scada nel laicismo e una fede che non scada nel fideismo più cieco e anche meno ragionevole di questo mondo. Arriva Schiavazzi, prima però facciamo il punto con la scheda di Giordano Proietti. Dopo i gesti simbolici e le decisioni politiche in curia, ora anche sul fronte teologico Papa Francesco segna una nuova rottura rispetto alla tradizione, anche la più recente, della Chiesa Cattolica. A pochi giorni dalla visita ai rifugiati politici del centro Astalli, in continuità con il viaggio a Lampedusa dell'8 luglio, per ribadire la centralità che la Chiesa e i cristiani in genere devono restituire alle periferie del mondo, Papa Bergoglio, con la lettera a chi non crede, inviata al fondatore di Repubblica Scalfari, in risposta ad alcuni editoriali, ha ancora una volta stupito. Non tanto per l'irrituale scambio epistolare, ma perché nelle parole di Francesco in molti hanno individuato una storica apertura alla cultura laica e moderna. Non pochi teologi devono essere saltati sulla sedia nel leggere che per chi non crede in Dio la questione sta nell'obbedire alla propria coscienza e su questa decisione si gioca la bontà o la malvagità del nostro agire. Non che siano tesi nuove nel dibattito teologico in corso, ma certo se a scriverle il pontefice l'effetto è dirompente. Anche nello scambio con l'ateo Scalfari e nell'invito a percorrere insieme un tratto di cammino c'è chi ha individuato un elemento importante. In questo modo, è stato fatto notare, Bergoglio non esorta al confronto ma lo pratica, rafforzandone il messaggio. C'è in questi passaggi un'applicazione delle conclusioni del Concilio Vaticano II cui i predecessori di Bergoglio mai si erano avvicinati. Altro tema è quello della vicinanza agli ebrei. Il considerarli fratelli maggiori dei cattolici, la fine dell'accusa di deicidio, la comune discendenza dal Dio dei 10 comandamenti sono assi portanti anche degli ultimi predecessori di Papa Francesco, che però ha espresso questi concetti con una forza e una chiarezza che hanno sorpreso anche il rabbino capo di Roma, di segni.
Ha sbagliato però chi dopo questi segnali si aspettava da Bergoglio aperture sui temi etici o sulle coppie omosessuali. La conferma è arrivata già nel pomeriggio di oggi. Nel messaggio autografo inviato da Papa Francesco alla 47ª settimana sociale dei cattolici italiani, dal tema La famiglia, speranza e futuro per la società italiana, il pontefice scrive che la Chiesa offre una concezione della famiglia che è quella del libro della Genesi, dell'unità nella differenza tra uomo e donna e della sua fecondità. In questa realtà, scrive ancora Bergoglio, riconosciamo un bene per tutti, la prima società naturale, come recepito anche dalla Costituzione della Repubblica Italiana. Bergoglio resta dunque all'interno del solco tracciato dalle Sacre Scritture nella considerazione del matrimonio, inteso come cellula primordiale della società, caratterizzata dall'obiettivo fondamentale della procreazione, non lasciando alcuno spiraglio a qualsiasi ragionamento sul matrimonio omosessuale, legalizzato giorno dopo giorno in un numero sempre crescente di paesi nel mondo. Schiavazzi, semplifico la questione: rivoluzionario nell'apertura ai neocredenti, conservatore sui temi appunto etici, diciamo, che riguardano appunto, lo fanno rimanere nel solco delle Sacre Scritture, come ricordava il nostro Giordano Proietti. Come si conciliano questi due piani anche comunicativi di Papa? Non è un chilometro da fare insieme di strada, per l'esattezza sono 11, 7 miglia. In Brasile, alla vigilia della giornata conclusiva, il sabato, incontrando i vescovi, ha detto: vedete, forse il discorso più programmatico di quelli pronunciati a Rio. Noi siamo tutti sulla via di Emmaus. Emmaus è un villaggio a 11 chilometri, 7 miglia da Gerusalemme, dove sconsolati i due discepoli lasciano Gerusalemme, incontrano sulla strada un viandante, lì per lì non lo riconoscono, poi nella locanda c'è l'epilogo famoso: resta con noi, lo riconoscono allo spezzare del pane. Ma ciò che conta è il colloquio lungo la strada. Ecco, ha detto Papa Francesco, noi tutti, l'umanità oggi, la Chiesa in primis, siamo idealmente sulla via di Emmaus. Non è il momento dello scontro con il mondo, non è, e questo è acquisito, non è nemmeno, e questa è la novità, ma metodologica, non teologica, non c'è nessuna rottura rispetto ai predecessori, nessuna innovazione teologica, è soltanto di metodo, anche nella scelta di colloquiare con Scalfari. Ho detto: prendi un rispondi alla pari, quasi da giornalista a giornalista, mentre prima facevi un'intervista con due scrittori, un libro intervista. Cambia il metodo, una modalità più moderna, anche più gradevole dal punto di vista giornalistico. Probabilmente con questo pontificato, con il prossimo, arriveremo, e non ci sarà da scandalizzarsi, ad un Papa nei talk show. Cambieranno le modalità, ma non il pensiero. Non c'è nessuna rottura teologica. Tornando ad Emmaus, non è il momento dello scontro, non è nemmeno, aggiunge Bergoglio, il momento del confronto. Questo è il momento dell'ascolto del mondo. Gesù che si mette lungo la strada con i due viandanti di Emmaus e ascolta i loro discorsi e prova a dare delle risposte. Loro lo riconoscono soltanto alla fine, allo spezzar del pane. E aggiunge Bergoglio, e termino, poi sarà il momento di tornare a Gerusalemme, dove sono i nostri valori intangibili. Quelli non si toccano. È sorprendente che qualcuno si aspettasse che dopo aver scritto a Scalfari poi legalizzasse, virgolette, il matrimonio omosessuale. Il dialogo non è la rinuncia alle cose in cui uno crede. E vorrei anche, concludendo, aggiungere, perché non so se poi cambiamo tema, non c'è nessuna novità anche nella frase più famosa, ormai assunta dai titoli dei giornali, di questa lettera: è a posto chi segue la propria coscienza. Questa è la dottrina di sempre della Chiesa, è a posto chi fa le cose in coscienza. L'ha detto Giovanni Paolo II, l'ha scritto Ratzinger nella Lumen Fidei, ma anche prima nelle encicliche, quelle, la Lumen Fidei l'ha scritta ma non l'ha firmata, l'ha firmata Papa Francesco, anche in quelle che tre ha firmato. Ne ha scritta, insomma, non vogliamo... c'è nessuna novità, c'è una grande novità metodologica nello scrivere a un giornale, nel mettersi lungo la strada. Chiedo a Don Gaetano se è d'accordo e se anche per lui, quindi nel senso che ci illustrava Schiavazzi, quindi da una parte c'è una novità nel metodo, non nel merito, diciamo così, dall'altra
c'è invece un rimanere sulle proprie posizioni nel merito di alcune questioni etiche. Sono due piani che quindi si possono conciliare anche per lei che vive quotidianamente a contatto con i fedeli. Decisamente sì, è come ci si porge dinanzi alle persone ed è quello che noi vediamo prima che anche ci colpisce. Cioè il Papa ha detto cose che probabilmente Benedetto avrebbe detto a Ratisbona dinanzi agli insegnanti, dove che ha suscitato un putiferio, dicendo poi delle cose che sono state smontate e sono state ricondotte ad una stima anche che lui ha verso quel mondo. Però ciò che è venuto fuori è stato un qualcosa che non è stato solo ripreso mediaticamente, ha suscitato qualcosa. Bergoglio arriva invece con una immediatezza che va anche a dire delle cose che sono sempre insomma esistite. Questa della coscienza è proprio un qualcosa di catechistico. Noi insomma siamo dei ministri, siamo ordinati, io sono qua non a nome mio, a nome della Chiesa. La nostra è un'obbedienza che insomma della quale dobbiamo rispondere quando non la mettiamo in pratica. Però attenzione, la nostra obbedienza può essere, e anche chi è che ci induce ad obbedire, può essere in qualche modo disattesa solo quando si è dinanzi a casi di coscienza che sovvertono le nostre coscienze. Quindi è lì che io mi ritrovo profondamente libero anche di accettare o meno una proposta che mi viene fatta dall'alto, da chi mi ha ordinato. Quindi è uno che va a parlare proprio all'intimo e quindi a laddove si decidono i destini dell'uomo, e ognuno di noi decide il bene e il male nella sua coscienza, quindi prendersi cura di questa è molto importante. Quando all'altro tema, signori, è lo stesso Papa che un po' di tempo fa in aereo ha detto: chi sono io per giudicare una persona che è omosessuale? Basta che segue la sua coscienza. È rivenuto ancora fuori là. Oggi, ritornando a quelli che sono i temi cosiddetti della Chiesa, credo che ci sia anche un qualcosa, ma lui non ci aspettiamo un'analisi terminologica e quant'altro. Credo che le scelte di una persona, quelle intime, lui non le giudica, e anche in questo caso mantiene, non contraddice quello che ha detto in aereo. C'è invece un richiamare anche nella terminologia, mater munus, diritto della donna, quindi chiamiamole altre forme di unione evidentemente, e anche richiamare la famiglia per quella che è la scorta della creazione che noi in qualche modo insomma riviviamo. Ultimissimo e chiudo, ho l'impressione che lui abbia un'agenda. Il 7 ha ricevuto la lettera di Scalfari e risponde a Scalfari, il giorno dopo si è recato a Lampedusa, era l'8 di luglio, il giorno dopo si è recato dai profughi al centro a Stalin l'altro ieri. Io vorrei fare una domanda invece a lei e ai telespettatori. Chiude questa mattina la sua risposta, perché ovviamente su un piano di parità pontificale stamattina il Papa laico ha voluto dire lui l'ultima parola. Conclude il suo articolo Scalfari scrivendo: il Papa mi fa l'onore di un tratto di percorso insieme, vorrei anch'io che la luce riuscisse a penetrare le tenebre che invece però sono soltanto l'origine animale della nostra specie. Cioè le tenebre non sono fuori di noi, dice Scalfari, ma sono dentro di noi. Guai quando incliniamo troppo verso la bestia da cui proveniamo, ma non saremo mai angeli perché non esiste una natura angelica. Molto triste questa conclusione, e io chiedo a voi: cos'è più affascinante per il teleascoltatore? È più affascinante Scalfari che dice in fondo noi siamo bestie, oppure un Papa che dice la spinta erotica, l'erotismo è una spinta divina che ci porta a Dio? Allora uno dice: ma che moderno che è Bergoglio! E poi vai a guardare la firma. Questo non è Bergoglio, questo è Joseph Ratzinger, la prima enciclica, Deus Caritas Est, gennaio 2006. Qual è la difficoltà di Ratzinger? Nessun Papa aveva usato tanto, poi Bergoglio puntualmente lo riprende in Lumen Fidei. L'eros come spinta che ci porta fuori di noi, l'eros come spinta verso il divino. No, la pulsione erotica come spinta divina. E dall'altro invece Scalfari che scrive: stamattina no, siamo soltanto una scimmia pensante. E allora qual è il difetto di Ratzinger? Perché passa
alla storia come il Papa delle Tenebre perché ha delle difficoltà di comunicazione. Avendo scritto queste cose soltanto in una enciclica, essendo stato censurato da Avvenire, da tutti i giornali cattolici, i bacchettoni che hanno detto per carità sarà stata una svista e comunque non è prudente che noi lo declamiamo e quindi parliamo di altri aspetti e quindi titoli banaloni e hanno censurato questa straordinaria innovazione di un Papa che ti dice che la pulsione erotica è una spinta verso il divino. Torniamo al problema metodologico della comunicazione. Oggi la verità per affermarsi deve riuscire ad essere affascinante. La difficoltà del pontificato di Ratzinger è stata quella di non essere comunicativo e comunicatore. Bergoglio, che è uno straordinario comunicatore, sta vendicando Ratzinger e rendendogli giustizia. Ma guai a dire che c'è una discontinuità sul piano dottrinale, perché tradiremmo i testi. Poi la storia, gli storici la faranno sui documenti. E quando vai a guardare i documenti, vedi che nell'ultimo Libro Testamento, Memoria e Identità di Giovanni Paolo II, l'ultimo scritto pochi mesi prima di congedarsi dal mondo, lui dice: ma come mai, scrive testualmente Giovanni Paolo II, il Vangelo, che è fondamento dell'illuminismo, libertà, uguaglianza, fratellanza, i principi dell'illuminismo e della rivoluzione francese hanno radice evangelica, poi questo Vangelo attraverso è stato dalla Chiesa smentito nel tempo, nei secoli, fino a passare per quella che contraffaceva questi principi, che hanno trovato rivendicazione e dialettica antitetica negli illuministi francesi? E allora quello che scrive oggi Bergoglio non è testualmente già contenuto nell'ultimo libro di Wojtyła. Vuol dire, facciamo la storia sui documenti, sui testi, e invece riconosciamo a Bergoglio di essere un grande testimone, per questo è credibile, perché vive in prima persona da papa di strada, vive, quindi è credibile, riesce a incarnare meglio i principi, che però sono gli stessi. Le chiedo però, capacità comunicativa, prima Don Gaetano ha utilizzato spesso anche lui la parola coscienza, le chiedo, approfittando anche della sua esperienza così in termini geopolitici, se è stata più una scelta di coscienza o politica la forte presa di posizione culminata nella giornata di sabato che Papa Francesco ha assunto nei confronti di un possibile attacco alla Siria, a Damasco. Lei che ne pensa? Guardi, io ritengo che con Papa Francesco si chiude una parabola storica che comincia 4-5 mila anni fa, perché mentre il primo settembre, giorno in cui si ricordava l'inizio della Seconda Guerra Mondiale, quindi fatidico, lui nel primo appello si è affacciato all'Angelus insieme idealmente a Giovanni XXIII, ha chiesto aiuto, che era stato il vincitore nel 62 della non guerra nel Caribe quando scongiurò Khrushchev e Kennedy, e invece lo sconfitto di 10 anni fa, del 2003, Wojtyła, che non era riuscito a convincere Bush Junior. Nella veglia di sabato 7 addirittura ha chiamato accanto a sé Isaia e Geremia. Quindi parte una parabola di pensiero della Chiesa prodromica, che comincia con i profeti nell'Antico Testamento e poi arriva nel Nuovo con Giovanni, con Paolo, contro la guerra, però in maniera dialettica, in maniera anche combattuta al suo interno, perché la Chiesa è anche quella nel corso dei secoli della guerra giusta teorizzata dai suoi pensatori. Insomma, nel 1993 il primo grande digiuno convocato ad Assisi da Wojtyła non è per non fare una guerra, è per farla. Nel 1993, presente l'allora presidente della Camera, Giorgio Napolitano, sulla piana di Assisi, 9-10 gennaio, di fronte agli eccidi e agli stupri di massa di Bosnia, Wojtyła chiede, teorizza l'ingerenza a furor di popolo, chiede l'ingerenza umanitaria, NATO, non NATO, ONU, no, non ha importanza, intervenite chiunque, anche l'iniziativa dei volonterosi fosse l'America da sola. Questo è Wojtyła, che teorizza e iscrive nel diritto internazionale il nuovo principio dell'intervento umanitario per salvaguardare le vite. Ecco, con Bergoglio sembra che si compia una parabola storica dove anche questa eccezione dell'intervento per salvare vite non è ammessa in nome di una riflessione. Una riflessione che ti porta a concludere che comunque le azioni militari poi innescano dei meccanismi che non riesci a controllare. Scrive Sergio Romano, quindi andiamo a citare un altro papa laico, visto che abbiamo cominciato questa sera con Scalfari, Romano scrive che le guerre, una bellissima citazione, sono delle creazioni autonome. Una volta poste in essere,
obbligano di necessità anche il più astuto degli strateghi a diventare un apprendista stregone, perché non riesci a controllarle, vivono di vita propria e producono degli effetti diversi da quelli che immaginavi, perché la guerra ha una sua vita autonoma che sfugge all'intenzione di chi l'ha prodotta. In nome di questa considerazione, di questo principio, Bergoglio sembra escludere qualunque tipo di guerra. In questo senso si compie una parabola storica che diversifica rispetto allo stesso pensiero di Wojtyła che l'ha preceduto, che invece in questo senso, adesso faremo arrabbiare molti, ma si passi l'estremizzazione giornalistica, di fronte a Bergoglio diventa un guerrafondaio, il Wojtyła che chiede a furor di popolo l'intervento in Bosnia per evitare che le donne venissero stuprate. Don Gaetano, lei come ha vissuto la giornata di sabato? Sono stato in piazza, ho fatto un matrimonio alle 4 di pomeriggio, sono andato anche ad un'ordinazione episcopale, da San Giovanni Laterano mi sono recato a San Pietro, dove sono stato colpito da tutto quanto quello che accadeva in quel momento. Sono arrivato che il Papa stava terminando il suo discorso, che poi mi sono ripreso e anche ho meditato, e mi sono fermato a pregare con le tante persone che si sono fermate a pregare là, apprendendo anche che c'erano persone di altre religioni in prima fila a fare un atto, quello della preghiera, l'adorazione contemplativa, che non è certo proprio nello stile delle altre religioni, ma come ancora uomini, e quindi come uomini che hanno coscienza, come uomini che credono anche nel trascendente, il Papa sa benissimo, insomma, di aver messo le persone dinanzi a quello che è il confronto che ogni uomo deve avere, in tutto quanto quello che stiamo dicendo anche questa sera, è questo cui ci sta richiamando Francesco. Non dipendiamo, l'uomo non può bastare a se stesso, l'uomo ha bisogno di un confronto, ha bisogno di qualcuno a cui sa che deve rendere anche conto, e quindi tutte quante quelle che sono le sue scelte hanno responsabilità, perché nascono nel cuore dell'uomo e anche maturano con le braccia dell'uomo, ma sappiamo benissimo come i fili della storia li tira su il buon Dio. Mi sta colpendo in tutto quanto questo da un po' di tempo, e vengo da una anche riunione, un'assemblea con i miei confratelli sulla mobilità umana in particolare, ho fatto io la domanda: ma secondo voi Padre dell'Olio laggiù in Siria, ma che ce faceva? Si è perso un prete in Siria, come c'è andato laggiù, chi ce l'ha mandato, ma perché non sapevano i suoi superiori che stava in pericolo? Ecco, è un gesuita, è una persona che sa benissimo, e i gesuiti sanno bene dov'è, è una persona che sa benissimo che per fare dialogo, per andare ad acchiappare uomini sulla terra, ma non per farne proseliti, ma per far venire fuori il bello che c'è negli uomini, anche nelle tradizioni più estreme, negli incroci della storia, quelli più critici, ecco, si fa davvero anche, si dà la propria vita. E questo ritorna ancora il Vangelo per il quale ci spendiamo. Qualche persona che è fuggita dal regime siriano invece negli ultimi tempi è arrivata in Italia, e a Roma c'è una struttura che offre accoglienza ai rifugiati politici, il Centro Astalli, che Papa Francesco ha visitato martedì qui a Roma, accolto da un bagno di folla. Si è intrattenuto a lungo con diverse di queste persone ospitate dal Centro Astalli. Uno di loro ci ha raccontato che si sono detti lui e Papa Francesco. Sentiamo. Non è da oggi, ho cominciato una settimana di questo viaggio per incontro con il Papa, perché c'è una settimana veramente, penso solo a questo, non ho pensato a nient'altro. Oggi a mattina, quando mi sono svegliato, ho detto vabbè, è arrivato il giorno, quindi basta pensare, me ne vado là. Se riesco a parlare, se riesco a dire qualcosa, va bene, se no, è andata bene. Delle tante parole che gli volevi dire, quali hai scelto? Cosa gli hai raccontato? E tante parole, quelle che erano importanti per dirlo, erano per noi rifugiati in Italia dovevamo essere comunque integrati in qualche modo. L'altro era che è stato molto difficile e anche importante, anche per me è molto importante, a raccontare la mia storia, non perché voglio raccontare a tutti quanti, ma veramente una cosa, non riesco a parlare con tutti, però oggi veramente, quando ho visto lui, è andato tutto facile. Ho riuscito a raccontare la mia storia, e l'emozione era stata, sono stata un'emozione molto, molto forte. Cosa ti ha detto il Santo Padre? E mi ha ripetuto la parola che l'ha detto io sul mio test, che era... che io ho scritto il mio italiano da migliorare, ma per questo ti chiedo scusa. Sì, lui mi ha detto: guarda, non ti preoccupare, perché anche il mio italiano deve migliorare.
Insomma, ci ha scherzato Papa Francesco con questo ragazzo. Ha detto un'altra cosa però nel suo discorso, insomma, all'interno del centro a Stalli. Ha proposto di aprire i conventi che in questo momento sono inutilizzati per accogliere i rifugiati. Anche qui si tratta di un gesto che ha così suscitato un'impressione di grande umanità in tutte le persone che hanno letto queste parole. Decisamente sì, anche di grande impatto più mediatico che ecclesiastico, perché di fatto ci sono realtà. È un ambiente di una chiesa gesuita che sta sopra quello del centro a Stalli, via del Seminario 1, si scende sotto e i gesuiti lo hanno messo a disposizione di queste persone. Vengo da una realtà che all'anno serve 15.000 pasti, la mia parrocchia stessa, il Salone dei Giovani, è al mattino mensa. Una parte grande del centro giovanile è riservata alle cucine della mensa e una parte altrettanto grande, un'aula di meno ma una dispensa in più per aiutare queste persone. Le stesse suore di Madre Teresa di Calcutta, da decenni qui a Roma, al Celio, quella casa non è nata così, era un convento dei domenicani. Oggi loro stanno in quello che era il chiostro di una volta e lì dentro ci sono tutte le persone che raccolgono per strada e che stanno lì dentro. Tanto altro si può fare ancora. Di fatto già sta accadendo, lo stesso centro a Stalli, lì ai centri cosiddetti direzionali, nel senso che accolgono, smistano, fanno documenti e quant'altro. Poi anche qui vicino, non molto distante, a Villa Spada, c'è anche quello che era un locale delle Ferrovie dello Stato, dove ci sono i minori. Ci vado con i miei ragazzi a fare animazione e quant'altro. Quindi un Papa che richiama comunque noi a riutilizzare i nostri spazi, non solo, ma a non pensare a profitti, probabilmente una cosa questa che ha fatto anche discutere per altri motivi la nostra nazione italiana, richiama senz'altro a quello che è un'austerità, ma anche un bisogno innanzitutto che scomoda proprio la vita anche di tutti. Lo dice a chi gli è più vicino, ma è chiaro che l'appello è a tutti gli uomini di buona volontà e anche a quanti devono farlo per accogliere, insomma, per farlo andare. Anche per istituzione. Soltanto un minuto, Schiavazzi, le chiedo a conclusione di questa nostra chiacchierata. Questa visita al centro a Stalli, le telefonate di Papa Francesco a diverse persone che gli hanno scritto con vari problemi sulle quali si è anche molto scherzato, e metto insieme un altro elemento, la Renault 4 che è comparsa sui giornali in questi giorni, con la quale il Papa percorre le strade interne alle mura vaticane. Tutto questo, insieme a quello che ci siamo detti fino adesso, è una rivoluzione, chiamiamola così, soltanto nel metodo, o questo avvio di pontificato dice qualcosa di diverso anche nel merito delle questioni? Dice molto di diverso, l'ho sottolineato poc'anzi, nel magistero. Cioè cambiare la dottrina della Chiesa sulla guerra, quella non è teologia. Dire nessuna guerra, per nessuna ragione, fosse anche giusta, questo è magistero, è un approdo diverso del magistero che compete ai papi, ma non tocca la dottrina, i principi della fede. La teologia finora è rimasta intatta. C'è un bel film degli anni 60, The Shoes of a Fisherman, le scarpe del pescatore, in Italia l'uomo venuto dal Cremlino, Papa Anthony Quinn. Si immagina che un russo diventi Papa e di fronte a una crisi planetaria dove stanno per fare la guerra, non con l'America, chissà, la storia ricorda che negli anni 60 chi è andato vicino alla guerra è stato Cina e Russia, nella zona dell'Amur. Bene, di fronte a una guerra che sta per scoppiare sulla fame, perché i cinesi hanno fame, c'è una grande carestia, dichiarano guerra, la Russia ha molti più armamenti all'URSS, il Papa russo incontra il leader cinese e il leader russo. Bellissimo, Anthony Quinn dice, sapete cosa faccio? Io vendo tutto, tutti i beni della Chiesa, vendo tutto pur di dare da mangiare a chi ha fame. Forse quello che è accaduto al centro a Stalli con l'invito agli ordini religiosi di concedere i conventi sfitti è soltanto il primo granellino, è soltanto il primo passo di un percorso che a mio giudizio, l'ho scritto il 14 marzo, il giorno successivo alle elezioni, richiamando questo film, trasmettetelo, non costa molto, lo dico alla vostra amabile
editrice, perché poi sarebbe bello rivederlo e farci sopra un dibattito in studio, forse di fronte a una crisi alimentare mondiale grave che portasse il mondo sull'orlo di un burrone, da questo Papa potremmo aspettarci questo gesto rivoluzionario, non di cedere ai rifugiati i conventi sfitti, ma ben altro e ben di più, di mettere in vendita le ricchezze della Chiesa. Quella sarebbe la rivoluzione di cui lei poc'anzi mi chiedeva. Accogliamo il suo suggerimento, la ringrazio. Piero Schiavazzi, vaticanista, grazie per essere stato con noi, grazie a Don Gaetano Saracino. Ci fermiamo noi per qualche istante di pubblicità, torniamo alla cronaca tra poco con 56 Live.